Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi sono qui e adesso cambierò un attimo visuale. Eccoci qua ragazzi, sono qui e oggi vedremo dei bambini che hanno battuto assolutamente il sistema. Quindi ragazzi iniziamo dal primo. Questo bambino, cioè a me viene da ridere. Questo bambino, cioè ammettiamolo tutti che alcuni di voi sono germofobici e quindi in metro quando vi dovete appoggiare al palo perché magari non avete voglia di sedervi oppure non c'è posto, vi appoggiate al palo. Se ci sono germi chiedi alla mamma la mucchina, ma per non fare spreco ti attacchi senza niente. Ma quelli che non vogliono sporcarsi, come questo bambino, si attaccano lo zaino sulla pancia e se lo attaccano al palo, così non lo toccano. Questo bambino, io non capisco come cavolo ha fatto a pensare a una cosa del genere. Passiamo a questo bambino, perché questo bambino, anche lui, troppo come l'altro. Questo qui, capita anche a me, che io magari mentre sono sul divano mi sdraio e non voglio tenere il telefono qui, cioè dopo che tengo il telefono un po' così, mi stanco subito. E questo bambino che fa? Che faccio? Mi sono stancato di tenerlo così. Che fa? Devi avere due divani staccati di almeno 5, cioè 50 centimetri dall'uno all'altro. Ti metti, cioè praticamente mezzo corpo te lo metti in uno e poi tutto il busto passa in mezzo ai due divani e la testa la appoggi sul secondo divano e il tablet o il telefono lo metti in mezzo ai due divani. Questo bambino non so come abbia fatto ad avere sta mente, io non l'avrei mai pensato. Questa bambina c'è un fratellino piccolo, poverino, la mamma gli dice questo: "Uè, dai da mangiare al piccolo, tuo fratellino poverino, che io devo andare a fare la spesa al Bennett." "No mamma, io non c'ho voglia." E infatti, visto che non c'ha voglia, si guarda il telefono mettendosi in una posizione che gli fa dare il cibo al bambino, il latte al bambino. Guardate, guardate con tanto stupore, perché questa bambina ha battuto il sistema. Questa bambina veramente ha battuto il sistema, non so come cavolo abbia fatto. Questa bambina io l'adoro. Cioè ragazzi, pensate il bambino, se magari aveva i piedi sporchi, che schifo. Pensate cosa doveva, cioè gli cadeva una sporcizia nella bocca. Lasciamo stare. Lasciate un like se a volte la mattina non avete voglia di andare a scuola e quindi fingete di avere la tosse finta. Così. E fingete di avere la tosse, ma lui invece, questo bambino assurdo, chiama addirittura l'ospedale per non andare a scuola. Infatti vedete gli agenti dell'ambulanza che sono lì e stanno firmando tutte le cose e lo stanno portando in ospedale. Questo bambino è pazzo. Voi non fatelo, perché sennò vostra mamma fa così nelle vostre capperille. Questi due fratellini, ragazzi, questi due li adoro. Un fotografo stava facendo una foto di famiglia con il papà, la mamma, questi due fratellini e sorelline, un fratello e una sorella. Questi due bambini pensano: ma io come entro nella foto? Quindi uno, quindi sarebbe il maschio, si mette a testa inclinata così, quindi anche la sorellina. Perché ragazzi, il fotografo voleva fare questa foto di due bambini, ma gli arrivava tipo così e quindi loro fanno così per vedersi. Quindi questi qua proprio hanno battuto il sistema, che io non l'avrei mai fatto in tutta la mia vita. E ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto e ciao!